Partiamo con questa nuova sessione di allenamento con del jumping jack, con a susseguirsi un no push-up burpees, quindi senza fare piegamento sulle braccia, soltanto per iniziare ad alzare la temperatura cardiaca. Ci facciamo tre giri di questa coppia di esercizi, per poi proseguire con un altro trittico composto dallo shoulder tap, 10 per lato, poi del crunch e del push-up che saranno a seguire. Quando faccio shoulder tap, unica linea che passa tra spalla, anca, ginocchio, caviglia. Ricordatevi sempre di attivare bene il centro, glutei contratti, gambe contratte. Quando facciamo il crunch, scegliete voi se preferite lavorare con le mani alla nuca o mani al torace. L'importante è che la schiena sia ben appoggiata a terra. Push-up classico. Fletto e stendo, sono un pezzo di marmo dalla punta dei capelli alla punta dei piedi. Se non ce la faccio, posso farlo anche sulle ginocchia. Per il nostro allenamento di oggi abbiamo un buy-in da fare una volta, che è composto da 100 jumping jack. Poi si parte con il lavoro con la bag, facciamo il thruster, 9 ripetizioni. Io ho caricato con delle bottiglie d'acqua e del detersivo dentro, pesa più o meno 15 kg. Consiglio una quindicina di chili per gli uomini, una decina di chili per le donne. In the push-ups, punto bene col mento al pavimento. Se non ce la faccio a far fluttuare le anche, posso anche appoggiarle al pavimento, quindi in questa fase appoggio, poi ristendo le braccia. Riprendo la mia sacca, squat normale con il sovraccarico, i gomiti vanno verso le ginocchia. E qui siamo al plank pull, partenza con i gomiti appoggiati a terra, passo in appoggio sulle mani, stendendo le ginocchia e ritorno indietro. Io lavoro con le gambe, con le ginocchia sollevate, però se non ce la faccio posso anche lavorare con le ginocchia a terra. Mi raccomando, guardate le mani, sono sempre ferme, sono i gomiti che si staccano. Finiti questi 5 round di lavoro, andiamo a lavorare un pochino su del centro in via specifica. Side plank rotation, V-sit, quindi cerchiamo di andare bene alto sull'apice, sia con i piedi che con le mani. Duro di centro, controllato in discesa, se perdo la coordinazione la recupero, non è un problema. E poi lavoriamo sulla posizione di nuovo di plank con ginocchio che va verso gomito controlaterale. Anche qui abbiamo tre giri di lavoro da completare.